Teleselezione. Allora, buongiorno, rieccoci in diretta. Sta montando questa grande onda del web. Mentana si è cancellato da Twitter. Fiorello oggi parla al Fatto di come ha dovuto mimetizzare i suoi account. Ma c'è sullo sfondo la grande polemica sull'intervista di Concita De Gregorio. Ve lo ricordiamo perché è importante per la storia che raccontiamo di oggi. L'intervista a De Gregorio alla Boldrini, in cui la Boldrini chiedeva un intervento speciale contro le campagne che in qualche modo l'hanno dileggiata. Oggi io sono rimasto veramente di sale perché ho letto un pezzo di Selvaggia Lucarelli che, senza aiuto della polizia postale, senza grandi mobilitazioni di intellettuali o di groupies, racconta una piccola storia indecente e vergognosa di un sito che si è messo addirittura a inneggiare a come lo possiamo dire, Selvaggia? Al dileggio, allo stupro, alla volgarità nei suoi confronti. Buongiorno. Beh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, potrei semplicemente riportare la frase che c'è su questa amabile pagina Facebook. La frase è: Selvaggia, volente o nolente, subirà una gangbang. Insomma, la gangbang è una violenza, no, scusa, non è una violenza, è un rapporto sessuale di gruppo, un'orgia, vogliamo dire, come sì, le cose, sì, come sta. Sì. Subirà, mi sembra che sia un verbo abbastanza esplicito. Nolente, il vocabolario della lingua italiana, mi pare significhi che non vuole. Contro la sua volontà. Ecco, per cui mi sembra ed chiaro. Ed è firmato il tutto, tu dici, ovviamente non è un refuso, da un fantomatico Jack Sborrow. Sì, quindi proprio siamo mignolo simpatico. Siamo sì. alle fantasie da fumettino porno, però di serie B. Sì, ma sai, questo tipo di imbecillità sui social network trova linfa e terreno e un po' tu uno però spazzato. Dici una cosa nel pezzo, scusa se te la faccio raccontare, perché se no noi sì. Cioè, racconti che ci sono 26.000 mi piace circa. Parliamo della pagina Facebook. E che tu sei andata a curiosare fra questi adulatori o compiacenti sottoscrittori di questo messaggio, e hai scoperto che non sono nickname tutti, cioè hanno le loro identità, le loro professioni, magari i loro bambini. Assolutamente, foto della famiglia, foto della moglie, foto dei loro bambini, accanto a foto della tizia di turno con fotomontaggi oppure di legge nei confronti di gente di colore, di bambini down. C'è veramente un mondo, assolutamente sì. Adesso ho di segnalato proprio bambini down. Sì, ho segnalato ora un'altra pagina Facebook in cui c'è veramente di tutto, sì, di tutto. Sì, sì. E Facebook, questa forse è la cosa più incredibile, è che Facebook risponde che tutto questo non va contro il regolamento di Facebook. E poi mentre invece però tu racconti che Facebook ti ha bacchettato per quali tremendi episodi? Perché ho messo la foto di una nota modella in topless, mi ha chiuso la pagina per 3 giorni, e una volta perché ho messo... Ma con quale motivazione? Che andavo a violare le regole di Facebook, che sono non mettere foto in cui c'è nudità, c'è un corpo seminudo, eccetera. Cioè, tu puoi mettere le foto del ministro con i caschi di banane, eccetera, e poi dopo non puoi però non puoi mettere la foto di un topless. Questi sono i controsensi della politica di Facebook. In realtà poi, se ti vai a leggere il regolamento, non è esattamente così, perché dicono che verrà rimosso tutto quello che è vagamente razzista, che va contro, che ne fa, il credo religioso, eccetera eccetera, però poi nei fatti se ne fregano e lasciano le pagine lì dove sono, tant'è che quella pagina è ancora lì. Allora, io, al contrario della Boldrini, purtroppo non sono riuscita neanche a far rimuovere una pagina. Non dico di mandare la polizia a casa di questa persona, ma neanche a far rimuovere una pagina. Non solo, ecco, ma quale dovrebbe essere secondo te la soluzione? Ah, si stanno beando? Ah sì, hanno messo l'articolo di Libero, come lo commentandolo anche l'autore della pagina. Con tanti cuoricini, e epico, sì, come sì, senso, sono contenti poi del fatto, sì, che... Sì, continuano, mi prendono in giro, sì, ovviamente, sì. No, mi danno della cretina, questo è chiaro che denuncia. Perché anche lo fanno? Perché sei bella? Perché non hai pudori ipocriti
e pelosi dello Star System italiano, perché sì, sei visibile, perché secondo te? Senti Luca, guarda, io sono stanca di trovare alibi ai cretini, perché sono degli imbecilli, e io riassumo sempre il tutto con un termine: ignoranza. Ignoranza proprio siderale, abissale, terrificante. Cioè, mi sembra anche troppo attribuirgli, che ne so, sessismo, cose del genere. Cioè, mi sembra anche troppo, capito? Troppo elevato per gente così. È proprio ignoranza pura, distillata, che si trova in varie forme, in varie versioni. C'è chi la applica nel calcio, chi trova sfogo nel talent show, e quindi i ragazzini di Amici, che il cyberbullismo, cioè, ognuno poi trova in un ramo. Leggo su questo sito un tentativo di autolegittimazione. E la cosa incredibile è che loro sono un sito sboccato, volgare, triviale, ma poi Facebook ti accusano a te di essere, no? Non scordiamoci tutte le foto con le tette e le cosce ai fuori che la Lucarelli pubblica, certo, sul come suo la minigonna profilo. Come sei minigonna, e quindi se l'è cercata. E quindi ti posso stuprare, no, ma io anzi sono ben contenta che un sito come Dagospia abbia corredato questo articolo che ho scritto per Libero, cioè ci abbia messo le mie foto in cui sono scollacciata. Va benissimo, mi sta benissimo, perché non deve passare assolutamente il messaggio che per essere rispettate bisogna mettersi il brava lusso. Cioè non ci sto, se no è il burka per essere rispettata, bella no. Questa tu mi devi rispettare anche se vengo vestita come l'ultima delle cubiste. Brava, twittiamolo subito, questo è geniale. Sì, perché questo c'è anche tra virgolette nel campo democratico, no? E politicamente corretto c'è questa idea: eh sì, però se una si veste così certo, non sei credibile, cioè, la credibilità passa attraverso altre cose. Io mi rifiuto di piegarmi all'idea che debba mortificare la mia femminilità per essere credibile. Comunque è imbarazzante, era imbarazzante guardando la pagina, è imbarazzante. Oggi con Mario parlavamo di questo termine. Infatti, i troll si chiamano, adesso ho capito, si chiamano i troll. Ci sono proprio le cose che sfondano le persone. Le persone sono lì anche sotto forma anonima, solamente per sfondare o un argomento o una persona. Sono fatti i troll nei social per aggredire. Voglio chiederti una cosa per mettere un po' di problematicità: è secondo te un insulto sessista o è contro i VIP? Perché oggi Pierluigi Battista fa un pezzo partendo dal caso mentale, dice proprio pesanti e sessismo contro i big su Twitter, la caccia all'isola dei famosi. Quindi non è una cosa, secondo Battista, necessariamente contro le donne, è contro chi è visibile, chi è vincente, cioè c'è una frustrazione sociale. Leggo due righe: prendi uno famoso, fallo a fette, è quello che diceva Flavio, irrompi nella sua vita, offendi quanto ha di più caro, demolisci l'immagine, deridi il suo aspetto, picchiaduro nelle sue debolezze, offendi la morte. Secondo te è sessismo o è anti-vippismo, diciamo? Malinteso. Con un po' tutte e due le cose. È chiaro che la gente non vedeva l'ora di insultare spesso in forma anonima il VIP di turno, no? Soprattutto in un momento come questo, in cui proprio l'odio sociale, soprattutto quello classista, è fortissimo. Però Selvaggia, permettimi, secondo me proprio in questo senso, in queste offese, la cosa fondamentale è che è sul social network. Cioè, secondo me, sono 100 persone. Di queste 100, se 99 ti incontrano per strada, 98 senso ti uomo, baciano la mano, ti baciano i piedi, le mani. È il guarda, per questo in anni di questo in cui faccio questo mestiere non mi è mai successa una volta, che qualcuno mi abbia fermato e mi abbia insultato, esatto, mi abbia detto qualsiasi cosa. Anzi, gli stessi che ti insultano su Twitter probabilmente sono quelli che poi ti chiedono l'autografo. Ma certo. Questo va detto e va ricordato. Però comunque è comunque sintomatico. È comunque sintomatico di qualcosa di represso. E quindi secondo te non è una cosa in particolare contro le donne, cioè cercando di colpire il punto di demore. Perché poi vorrei leggere due righe di Filippo Facci, che sul tuo giornale, sul Libero oggi, fa una delle sue provocazioni, dice: è l'androcidio, questa cosa del femminicidio, dice Facci, ha veramente rotto. Un conto registrare un fenomeno allarmante o in crescita, che poi è in calo, ma sono migliorati gli strumenti per censirlo, così come un conto è denunciare una casistica che si ritiene sottaciuta, culturalmente odiosa, legislativamente sguarnita. In tal caso le associazioni serie possono fare opera di sensibilizzazione, ottimo. Ben altro però è la pretesa idiota che il femminicidio possa contenere un aggravante all'omicidio. Che ne pensi?
Sì, direi di sì, ma è più un fatto, guarda, secondo me la cosa grave è un fatto culturale, cioè l'idea che ci siano ancora uomini. Io me ne rendo conto, allora scrivo su un giornale, okay, se scrivo io e il mio concetto, la mia idea non viene condivisa, nessuno va lì a criticare riga per riga quello che scrivo, ma la prima cosa che vedete è l'amichetta di Belpietro, oppure la tettona che scrive sul Libero. Cioè è chiaro che gli appellativi sono questi e io lo trovo indegno proprio da un punto di vista culturale, cioè a me io non lo legherei alla questione del femminicidio, eccetera. Cioè è una cosa molto più trasversale, molto più, se vogliamo, anche preoccupante, perché non è circoscritta al femminicidio, è proprio un'ignoranza spaventosa, dilagante e, ripeto, trasversale. Comunque io posso dire una cosa, non condivido l'atteggiamento di Mentana e di quelli che scappano dai social network, perché vuol dire lasciare il campo a questa gente. Noi dobbiamo fare in modo che questa gente vada via dai social network. Io guarda che bello, no, nel senso che tu e Selvaggi, posso dire la mia, secondo me non c'entra il sesso, secondo me siete, diciamo, la stessa cosa. Per questo ho parlato dei troll perché io sono più bello, perché, ma si va ad attaccare su quelli che sono i punti attaccabili. Il problema non è di sesso, è di ricerca del consenso da parte del troll tramite il dissenso nei confronti tramite di un personaggio. Tramite la caricatura. Selvaggia, sì, certo, piuttosto che tu, i personaggi divisivi. Esatto, tu gli vai contro e crea consenso. Ma è successo anche con te poco fa, hai fatto un tweet? Non me ne ero accorto. Dopo te lo faccio vedere. Ti voglio chiedere una cosa, Selvaggia. Secondo te su 100, cioè questa cosa è, come si dice con una parola un po' abusata, un brodo di cultura? Cioè su 100 che entrano nel gioco del trollaggio e dell'invettiva contro la tettona, contro il ciccione o contro... uno poi diventa un potenziale criminale? No, io non penso che molto, non penso che queste cose si traducano nella realtà, penso però che contribuiscano a proprio a inquinare, a portare avanti una certa idea appunto di cultura. Non so, mi spaventa il fatto che vadano a contaminare anche il tredicenne che cresce sui social network. Questo. Cioè, noi approdiamo sui social network, sì, noi approdiamo sui social network a 40 anni, a 30 anni. C'è mio figlio che probabilmente crescerà oggi a 8 anni, crescerà a 13 anni sui social network e probabilmente riterrà che questo modo di confrontarsi sia anche un modo naturale, un modo giusto, no? Il fatto che si possa insultare, che si possa... quindi ci sarò io ovviamente che gli spiegherò come funziona la vita e cos'è l'educazione, cos'è il rispetto, però effettivamente c'è molta gente, ci sono molti ragazzini che crescono senza una guida, senza gli strumenti adeguati, perché poi gli strumenti... Quindi in realtà un po' di preoccupazione ci deve essere, cioè il romanzo di deformazione di una nuova generazione che cresce solo per Luca, c'è un codice penale. Cioè io vorrei ricordare che non stiamo parlando del mi piace o non mi piace, c'è anche un codice penale. Cioè tu non puoi scrivere a una persona ti stupro, non lo puoi fare. Cioè, se lo facessi su un giornale te lo chiuderebbero il giorno dopo. Ma stai scherzando, ma per molto me. Cioè io vengo querelata perché scrivo con la coda tra le gambe, viene ritenuto offensivo, un passaggio offensivo sul mio giornale. Ti chiedo l'ultima cosa perché non ti voglio bloccare la mattinata, però non ti vogliamo. Però c'è anche un altro nodo, cioè in qualche modo lo hai accennato prima. Cioè tu parli di cose leggere, spesso parli con intelligenza del gossip, parli con intelligenza del costume, parli con intelligenza caustica della politica con molta più libertà dei giornalisti politici che magari hanno dei vincoli a cui tu invece proprio non rispondi perché te ne freghi, e questa è un'altra cosa che in qualche modo è un'anomalia, ti rende sospetta. Sì, devo dire che è incredibile come poi alla fine il fatto di essere libera veramente, come onesta intellettualmente parlando, ed essi più sospetto che l'essere schierata apertamente con qualcuno, cioè sembra incredibile. Ti devono sempre trovare un retropensiero, qualsiasi cosa tu scriva. Quindi un giorno se scrivo qualcosa contro la Boldrini è perché Belpietro mi ha detto di scrivere il tuo fidanzatino Belpietro. E tu però hai scritto un pezzo che in qualche modo preconizzava questa storia proprio sulla Boldrini, quello ce lo vuoi ricordare?
Sì, diciamo che non mi è piaciuto il suo atteggiamento, perché trovo giustissimo denunciare lo schifo che c'è sui social network, ma trovo che sia giusto seguire l'iter legale che seguono tutti per rendersi conto di quanto sia faticoso oggi denunciare se fa una minaccia di stupro su un social network. Cioè, quindi, cioè, se sono andati con la polizia postale a casa di quello che ha postato la Boldrini nudista, dovrebbero, per quello che fanno, per quello che scrivono di te, dovrebbero mandare un battaglione San Marco. Le teste di cuoio. capisci che c'è, io lo chiamo senza peli sulla lingua abuso di potere, perché è una cosa che non accadrebbe mai, cioè, se lo facesse un comune mortale. Probabilmente non prenderebbero neanche in esame una denuncia del genere, perché tra l'altro non era neanche un fotomontaggio quello, era la foto di una nudista che somigliava in maniera abbastanza incredibile alla Boldrini. Per cui, cioè, probabilmente era un vista che doveva denunciare al limite. Ecco, questo è un dubbio che avevo, se era veramente un fotomontaggio o una nudista somigliante. Ma sei sicura? Sì, ho parlato col giornalista, ho parlato con l'indagato, che oggi è, tra l'altro te lo dico, mi ha scritto ora e gli è arrivata oggi la notifica, andrà il 15 maggio in procura per l'interrogatorio. E lo dovremo difendere. Senti, facciamo un gioco in metacomunicazione, adesso noi tagliamo questa nostra conversazione, la twittiamo, la ritwittiamo con i nostri account, fallo anche te e vediamo se c'è speranza, cioè se ci saranno un moto, come però vedo, perché ecco, facciamo un po' il conto della serva, da stamattina sono più le solidarietà e le dichiarazioni di simpatia che ricevi rispetto alle ingiurie, assolutamente. No? Assolutamente, però vorrei che, ecco, passasse il messaggio che in polizia postale poi proprio bisogna andarci. Perché poi siamo tutti bravi a solidarizzare 5 minuti, però poi la voglia di andare in polizia postale a denunciare questa gente non c'è. E se vogliamo rendere il web un posto migliore, bisogna anche, diciamo così, prendere iniziative e andare, perdere una mattinata. E sarà la polizia del futuro quella, mamma, immagino. Esatto. Sarà il lavoro del futuro. C'è speranza su Twitter finché resterà senza ritirarsi, impavida, selvaggia Lucarelli. Sì. Ciao. Guerrieri. Grazie. Dai, selvaggia. Teleselezione.